Stasera parleremo dei disturbi alimentari e di come questi possono influenzare la patologia dell'osteoporosi. Quando parliamo di disturbi del comportamento alimentare, facciamo riferimento a tre tipi di disturbi: l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa e il binge eating. Per quanto riguarda l'anoressia nervosa, questa è caratterizzata dal rifiuto del cibo, da eccessiva magrezza, da amenorrea, cioè la mancanza del ciclo mestruale, e nei casi estremi anche dalla morte. Le persone affette da anoressia nervosa hanno appetito, ma ingaggiano una gara con se stesse, cercando appunto di resistere al bisogno di cibo, compiacendosi della capacità di controllarlo, al punto tale che questo compiacimento è stato definito l'orgasmo della fame. La capacità appunto di resistere al bisogno di cibo, il dimagrimento ottenuto e i risultati raggiunti non fanno altro che rinforzare la volontà di rifiutare ancora cibo, creando così un circolo vizioso. Altre caratteristiche dei soggetti che ne sono affetti sono il senso di inadeguatezza, la rigidità mentale, la necessità di controllare lo spazio circostante e ancora la scarsa autenticità nei rapporti interpersonali. I disturbi del comportamento alimentare sono spesso associati a disturbi della personalità, ma anche a disturbi di ansia e alla depressione, in cui prevale l'umore depresso, il ritiro sociale, l'agitazione, l'irritabilità, l'insonnia e la diminuzione della libido, cioè del desiderio sessuale. Per quanto riguarda la bulimia nervosa, questa invece è caratterizzata dalle abbuffate che non sono causate dalla fame e avvengono in solitudine, spesso impulsivamente o anche in maniera programmata, e dando al soggetto la sensazione di una mancanza di controllo della propria azione. Il soggetto vorrebbe interrompere questo comportamento nella consapevolezza che è disfunzionale, ma si oppone vanamente, non vi riesce. Riesce a smettere solo quando interviene un dolore fisico e solo a quel punto si ferma. Dopo le abbuffate interviene il disgusto e il senso di colpa, che portano il soggetto a mettere in atto dei comportamenti compensativi, quali il vomito autoindotto, l'uso di lassativi e il ricorso a un'intensa attività fisica, andando in palestra. Queste persone ingurgitano di tutto, soprattutto cibi molli che si possono ingerire facilmente e cibi soprattutto ipercalorici e cibi anche che solitamente il soggetto non assume. Per quanto riguarda il binge eating, è un altro disturbo del comportamento alimentare che è caratterizzato dall'introduzione di grosse quantità di cibo in un arco di tempo breve, esattamente come la bulimia, ma non è seguito dall'adozione di comportamenti di compensazione come il vomito autoindotto, l'uso dei lassativi e il ricorso all'attività fisica intensa. Per il momento, dopo aver fatto questa carrellata dei disturbi del comportamento alimentare, io passerei la parola alla dottoressa Silvana Maggi che si occupa di nutrizione, per poi ritornare nuovamente sui disturbi alimentari andando ad analizzare quali possono essere le cause. Prego, Grazie. dottoressa. Grazie per la tua presentazione, veramente molto, molto, molto precisa e puntuale come sempre del resto, quindi veramente grazie. Allora, dunque,
Quello che la dottoressa Galletta ci ha esposto, in effetti ci fa capire molto 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 bene come il cibo sia strettamente correlato alle emozioni. Quindi sempre più spesso, infatti, mi capita nella pratica quotidiana ambulatoriale di vedere dei pazienti che arrivano da me in studio raccontandomi proprio il loro vissuto, la loro vita, e da lì emerge in effetti una stretta correlazione emozionale tra, anche distorta appunto, tra il cibo e le emozioni stesse. Quindi molte volte capita che le persone, i pazienti appunto raccontino di utilizzare, non so, la sera magari dopo il lavoro, dopo una giornata intensa, dopo una giornata magari particolarmente stressante, di avere proprio necessità, bisogno di non riuscirsi neanche a controllare perché ricercano un conforto, no? Quello che si chiama appunto comfort food, che può essere di solito solitamente un cibo dal gusto dolce. Perché il dolce è un po' il gusto che per primo abbiamo assaggiato da quando praticamente siamo nati e quindi probabilmente per quello andiamo a ricercare proprio quel gusto. Per cui questo ci fa capire in effetti che molte volte non è fame quella che si sente, fame fisiologica intendo dire, ma è una fame diversa, è una fame intesa proprio come conforto, cioè una fame intesa come proprio fame del cuore. Abbiamo bisogno di compensare una certa mancanza o di compensare un vuoto che ci assale in un particolare momento. E questo vuoto viene spesse volte compensato con il cibo, in modo sbagliato, in modo incontrollato. E quindi è da qui che ovviamente fuoriescono tutti quelli che sono i disturbi del comportamento alimentare, come ci ha spiegato molto bene poco fa la dottoressa Galletta. Dunque, scusatemi. Diciamo che molti studi scientifici prendono in considerazione più che altro l'anoressia nervosa, per cui piuttosto che la bulimia o il binge eating, in quanto è stato proprio riscontrato che l'anoressia nervosa si manifesta molto precocemente nella vita ed è praticamente proprio predispone all'osteoporosi. E infatti quasi il 90% delle donne con anoressia nervosa ha valori di densità minerale ossea molto inferiori rispetto alla media delle donne sane al picco di densità minerale ossea. E quindi questa malattia è associata significativamente a un aumentato rischio appunto di fratture. Tant'è vero che c'è uno studio americano che è stato pubblicato appunto non molto tempo fa, nel quale praticamente cos'è che viene fatto? Viene studiato un gruppo di donne con anoressia nervosa cronica. E per determinare se la massa ossea è ridotta anche nei pazienti più giovani, questa densità ossea è stata studiata appunto in pazienti adolescenti. Cosa si è visto? Che con l'assorbimetria a fotone singolo e doppio è stato effettuato un confronto di densità minerale a livello di colonna lombare e poi di tutto il corpo, in ragazze molto giovani, quindi di 18, tra i 12 e i 20 anni di età, e rapportati a 25 soggetti sani di controllo di età comparabile. I pazienti quindi avevano una densità ossea vertebrale lombare significativamente inferiore rispetto al controllo e una massa ossea di tutto il corpo anche molto molto inferiori. Quindi cosa si è concluso da questo studio? Che importanti deficit di massa ossea si verificano come complicanza frequente e spesso diciamo, la conseguenza dell'anoressia nervosa porta proprio a un maggior rischio di osteoporosi già diciamo, in giovane età.
Allora, ovviamente qual è un po' la situazione della malnutrizione? Diciamo che si cade malnutrizione perché questo stato è determinato da una serie di fattori che possono essere sia nutrizionali che clinici, che addirittura neuropsichiatrici oppure sociali. Quindi la malnutrizione a livello nutrizionale potrebbe essere appunto dovuta a una diminuzione dell'appetito, oppure un'interazione tra farmaci e nutrienti, che potrebbero quindi innescare comunque una condizione di malnutrizione. Diete restrittive o inadeguate, oppure appunto aspetti clinici, come ad esempio la cattiva digestione, oppure il vomito, la nausea, il malassorbimento, quindi il fatto di non avere un microbiota, un intestino ben funzionante e quindi di conseguenza questa situazione può creare proprio un deficit di assorbimento. Patologie croniche potrebbero essere un'altra condizione che porta a uno stato di malnutrizione, quindi a un maggior rischio ovviamente di una condizione osteoporotica, diciamo già in giovane età. Fattori neuropsichiatrici come ad esempio la depressione oppure un deficit funzionale o sensoriale, o addirittura appunto dei fattori sociali, quindi il livello culturale potrebbe essere appunto una delle, diciamo, delle motivazioni che possono portare a uno stato di malnutrizione, ma anche uno status socio-economico, una scarsa assistenza di rete familiare, quindi proprio problemi a livello di gestione di famiglie con diverse problematiche. Ecco, quindi diciamo che ovviamente l'alimentazione gioca un ruolo essenziale, no? L'abbiamo detto insomma già altre volte, proprio per tutelarci o comunque per fare in modo di affrontare eventualmente una situazione di densità ossea, scarsa densità ossea in modo appropriato. Ovviamente le persone che hanno questi disturbi di comportamento alimentare, come appunto è stato dimostrato da molti studi, come vi ho riportato prima, ovviamente rischiano moltissimo già in giovane età. Quindi questo appunto sta a dimostrare ancora una volta quanto sia fondamentale uno stile di vita corretto e quindi un'alimentazione appropriata, un'alimentazione bilanciata con un giusto quantitativo di proteine, sia di origine animale che di origine vegetale, un giusto apporto di vari minerali, tra cui appunto il calcio, la vitamina D, la vitamina C, insomma, tutta una serie di fattori che contribuiscono a gestire al meglio, eventualmente già l'insorgere di questa patologia.